Ho iniziato con lo sfilettare il salmerino, pulirlo completamente, quindi eliminare anche le lische della parte centrale del filetto, eliminare la pelle e dividere il filetto in due losanghe. Ho fatto una crema di piselli prendendo dei piselli freschi, togliendoli dal bacello, sono andato a confezionarli in sottovuoto aggiungendo un filo d'olio e del cardamomo, semplicemente un pochino spaccato per andare a facilitare quello che è la fuoriuscita dall'aromatico. Ho messo una base di pellicola sul tagliere, ho disposto le erbe leggermente scottate sulla pellicola, sono andato a mettere il salmerino sopra le erbe e poi sono andato a creare un rotolo semplicemente arrotolandolo all'interno e aiutandomi con la pellicola. Confezionato in sottovuoto e in questo caso cotto a 50 gradi per 12 minuti. La cottura sottovuoto consiste nel confezionare un alimento partendo da alimento crudo in una busta di plastica mediante l'utilizzo di una macchina sottovuoto a campana. Questo per due principali motivi. Uno, che ci permette di raggiungere un grado di vuoto adatto a quella che è la cottura sottovuoto, quindi sfruttarne tutti i vantaggi. L'altro è la possibilità di confezionare i liquidi senza alcun tipo di problema. La cottura diretta è una cottura che ci permette di andare ad effettuare quello che è la cottura sottovuoto e servire immediatamente l'alimento. I vantaggi della cottura sottovuoto sono molteplici, per esempio il mantenimento dei liquidi all'interno del sacchetto, quindi un minore calopeso del nostro prodotto, tutti gli aromatici che noi andiamo ad inserire all'interno del sacchetto vanno ad essere esaltati. Sia sulle carni che sui pesci riusciamo ad ottenere delle consistenze insolite in base alle temperature a cui noi andiamo ad operare. Soprattutto sui pesci abbiamo la possibilità di cuocere in un range di temperature dai 40 ai 55-60 gradi, andando a giocare su quelle che sono le consistenze. Questo ovviamente dà un vantaggio allo chef di poter gestire quello che è la consistenza che vuole ottenere, quindi anche gli eventuali abbinamenti di croccantezza che vuole andare a fare per ottenere il risultato migliore sul suo piatto finito che andrà poi servito. Una linea organizzata sfruttando quello che è la tecnologia della cottura sottovuoto a livello di sapori e a livello di aromatizzazione ci permette di andare a gestire al meglio quella che è la nostra carta, la nostra linea di ristorante. Nel momento in cui sono andato a ottenere la purea, il cardamomo è andato a dare profumazione a tutti i piselli. In questo caso sono andato a sfruttare quello che è l'aromatizzazione.